Ascolto tutti con attenzione e apprezzo il desiderio prepotente di cambiare questa realtà. Lo sento proprio, è tangibile, mi arriva e mi dà tanta energia, perché la mia sensibilità che negli anni si è espletata in vari ambiti e che mi ha vista anche moralmente vicina alla vicenda di Piera Maggio, laddove ancora i miei figli erano accanto a me e anche a loro sensibilizzai. A che semmai avessero visto una bimba che lontanamente poteva ricordare questa dolce piccola Denise, che me la segnalassero, perché sai, magari fra i giovani muovono più di quanto potresti fare io, per trovare, chissà, magari anche non una sosia, non un'ennesima sosia, ma Denise. Ero con mio figlio Marco proprio in via America Mari, quando c'era un manifestino piccolo di Denise, e fecimo la foto col telefonino, proprio dicendo: Marco, teniamolo sempre con noi, così se vediamo una bimba. Poi chiaramente ne parlai pure con Stefano, dico immediatamente, era un po' anche un modo per educare da madre i propri figli rispetto all'assenso civico, perché qui si sta parlando di un progetto che eleva il senso civico. La società del domani sicuramente deve lasciarsi alle spalle questi retaggi troppo lacunosi e insieme, contribuendo ognuno per la propria parte, dall'esperienza vissuta in diretta, che a me mi vede tristemente protagonista, perché tutto avrei immaginato, tranne che di lì a poco, mentre parlavo con mio figlio Marco, tutto pensavo di lì a poco sarei stata anche io vittima di un sistema che evidentemente non funziona, perché se per tempo si facesse prevenzione, se si veicolasse la cultura del prevenire a 360 gradi, noi non pagheremmo questi prezzi altissimi. Scompare mio figlio Stefano il 3 agosto del 2007 insieme al padre Antonio. Tutto è nella prassi, nella routine, in quel momento potete immaginare. Si va a fare la denuncia ai carabinieri, anzi la sera stessa non fu accolta, la denuncia si fece il giorno dopo. E iniziano queste attività, intanto di ascolto di chi era stato fra gli altri quello che aveva visto per ultimo mio figlio e il padre. Non faccio questa premessa a caso, perché arrivo proprio a brevissimo al senso di quel discorso. Ebbene, in breve, non mi rendo conto che soltanto i carabinieri si sono attivati per cercare mio figlio, il padre dei miei figli. Chiesi l'elicottero nell'immediato, il giorno 4, chiesi fortemente l'elicottero che ci fosse dato in uso per scandagliare il territorio in maniera proprio baricentrica rispetto al luogo in cui furono viste l'ultima volta, e capire se a me fosse successo un incidente, se fossero prigionieri delle lamiere dell'auto, potessimo soccorrerli per tempo. Non ho risposto in tal senso. Nelle 48 ore viene trovata l'auto all'aeroporto Falcone Borsellino, un parcheggio privato. Chiedo le unità cinofile, mi sembra scontato, la logica di avere dei cani preparati, educati, proprio perché con lo sfatto guidato nella ricerca di qualsiasi cosa sia in quel momento appunto utile. E avevo la camicia di mio figlio Stefano ancora pregna di quel sudore che capirete, il sudore dell'estate, magari un po' più importante, pur se facevo la doccia 3 volte al giorno, dissi: è fatta, ho la camicia ancora pregna del sudore, facciamo l'indagine con i cani preposti e capiamo se l'auto è arrivata a mezzogiorno di mio figlio e se da lì si è mosso e in che direzione. Anche questo mi è stato negato. La risposta è estate: l'asfalto taglia gli odori. Signora, è una perdita di tempo. Nel proseguo scopro altresì che non c'è altra forza dell'ordine che si è attivata per cercare mio figlio e il padre, e lo scopro perché immagino di coinvolgere anche la polizia, e mi viene detto: no, già se ne stanno occupando come forze dell'ordine i carabinieri. Quello è stato per me un momento di sgomento, di sgomento. Mi chiedo: ma come scompaiono due persone e non c'è sinergia fra tutte le forze dell'ordine per accelerare quel processo che in questi frangenti è fondamentale, ovvero che le indagini siano strutturate, non affidate al caso, bensì su una modalità di intervento precisa, che un gruppo di lavoro coeso e forgiato per far quello bene possa
possa agire e avviare quindi il percorso investigativo nella giusta direzione, quella reale e non quella ipotetica come accade troppo spesso, perché capite bene, dopo 48 ore il luogo del crimine, se il crimine c'è o qualsiasi altra cosa sia accaduta, si sgretola, si vanifica. Quindi spreco di denaro pubblico nella direzione sbagliata. E quindi oltre l'onda la beffa. Compare mio figlio, il padre e quant'altro, e ciò che doveva essere preposto per attivarsi come giusto che fosse, non è coeso e strutturato per far ciò. È chiaro che se tanto mi dà tanto, la logica suggerisce che è tempo che nasca qualcosa, e nasca in Sicilia, perché io mi fregio di rappresentare la parte sana di questa Sicilia, vilipesa, costantemente mortificata da un marchio di infamia che non ci appartiene, perché ragazzi, nel bene o nel male, anche il silenzio è un atteggiamento che vilipende la dignità di un popolo che ha ben altri retaggi da affermare e sui quali costruire il futuro. Per cui ciò premesso, è risaputo che ho una passione dedicata speciale per lo statuto speciale, scusate la cacofonia, laddove non rinnego la Costituzione italiana, perché sappiamo tutti che l'articolo 116 della Costituzione italiana assorbe lo statuto autonomo in ambito nazionale. Quindi la prima cosa che mi stava a cuore è che qualsiasi passo questa Sicilia sana muovesse fosse nel rispetto della Costituzione, della legge, perché se parliamo di legalità dobbiamo innanzitutto conoscere la legge e attuarla nella pienezza della legge stessa, non lasciando spazio a interpretazioni parziali. Perché, ragazzi, dico, se a tutt'oggi non si è fatto, evidentemente è stata interpretata in maniera parziale, non totale. Non voglio muovere il dito, non voglio accusare nessuno, non voglio fare polemica, voglio dire che se oggi in questa sala ci sono siciliani determinati a diffondere questo concetto e a far sì che diventi patrimonio di tutti noi, usare uno strumento, abbiamo una Maserati parcheggiata, l'articolo 31 ci consente di riscattare questa Sicilia e dire al mondo c'è una Sicilia sana, su 5 milioni soltanto il 10% ai suoi momenti criminali non siamo noi, siamo la restante parte che ha detto basta e insieme alle istituzioni si attiva per cambiare questa realtà. Allora il nuovo investigativo speciale può sommare le eccellenze nei vari ambiti, che sia la polizia, che sia i carabinieri, la polizia civile, la polizia municipale, e che sul fronte della formazione, e qui il generale Garofalo potrà dirci tanto, perché ognuno deve esprimere le proprie competenze, ebbene questo quadro delle eccellenze delle forze dell'ordine regionali, che si muovono però in ordine a un progetto preciso, pensato con intelligenza e con professionalità, supportato a loro volta da altre realtà che si potranno assolutamente aggregare, muoversi in maniera sinergica. Sono presenti qui oggi due momenti, la signorina aiutami Gioia, Antonella, come ti chiami? Scusami, Gioia. Omar, Antonella, perfetto, scusate, ho tantissime cose per la mente. Già questi due ragazzi si muovono nell'ambito del volontariato e hanno immaginato di dotarsi già qualcosa in loro possesso della strumentazione che noi chiediamo, ovvero dei cani molecolari, i droni, i georadar, e loro in maniera assolutamente consapevole, coscienti di quanto è utile avere questi strumenti in occasione di, ai noi, persone scomparse, perché purtroppo ancora si registrano questi fenomeni, sono disponibili a giocare questa partita con noi sulla base appunto del momento sinergico che scatta e si costruisce a monte. C'è altresì un esponente del gruppo degli psicologi, criminologi e quant'altro può essere utile in termini di coadiuvare il lavoro che fa la task force prima, che è proprio il nucleo investigativo speciale che trae l'eccellenza delle forze dell'ordine e che si somma ai ragazzi che gestiscono l'utilizzo degli strumenti. Questo gruppo di professionisti che sono gli studiosi dell'anima e sono i psicologi, i grafologi, i criminologi
e sicuramente tutto quello che è lo scibile in nostro possesso in termini di professionalità per scandagliare l'animo umano in ordine a quella che oggi viene chiamata autopsia psicologica. Quindi non dobbiamo fare altro che porre in rete questi momenti che fortemente dentro di me hanno gridato subito quando è scomparso mio figlio, perché le ho chieste queste cose alle forze dell'ordine. C'è presente qui il signor Franco Tusa, le chiedevo, questi tavoli di confronto li chiedevo. Non piangiamo sul latte versato, tesaurizziamo l'esperienza, tutte le nostre esperienze insieme possono fare il cambiamento. E in tal senso ringrazio tutti indistintamente e voglio dire, il momento di silenzio era: onoriamo il progetto, non onoriamo chi non c'è più, nel senso che forse non è più fra i vivi, onoriamo con la nostra meditazione, con il nostro impegno concreto che prendiamo con la nostra coscienza individualmente, ancor prima che con il nostro altro sé, perché ognuno di noi siamo altro sé rispetto al nostro prossimo. Io faccio un percorso di empatia, lo attivo con tutti i miei limiti, perché sono ovviamente provata anche dalla mia storia personale, ma ho scelto l'empatia quale identità propria che ogni persona deve darsi. Oggi insieme per il fenomeno degli scomparsi condividiamo il dolore, domani insieme per altri fenomeni tristi, l'emergenza casa, la disoccupazione, il recupero dei monumenti, riprendiamoci le radici di questa storia millenaria, insieme si può. Grazie.